Allora, abbiamo deciso di fare questa gita a Lipposi, che da precisare non è una fattoria didattica, ma Lipposi è una onlus dove vengono ospitati, diciamo così, animali o che sono stati tolti da laboratori o animali a cui sono stati usati come cavie o vecchi animali con problematiche. O addirittura c'è un maiale che era stato vinto una lotteria. Addirittura, Addirittura. prima che finire al macello, il proprietario ha deciso di portarlo a Lipposi. Devo dire che Cristian e Silvia, che sono i ragazzi con cui ho parlato e con cui ho organizzato la gita, sono stati veramente gentili e anche loro si sono meravigliati perché noi siamo stati un po' l'asilo pilota, cioè loro hanno avuto scuole materne, hanno scuole elementari da anni, era il primo anno che avevano Ecco, vediamo intanto tante immagini proprio riferite all'arrivo di uno dei due gruppi di bambini. E appunto diceva, era il primo anno che era un asilo nido, infatti per questo ho preferito appunto proprio come coordinatore dei vari comitati di gestione prima tentarla con il mio di asilo, perché era un salto nel buio, non sapevamo come sarebbe andata, magari i bambini si sarebbero messi a piangere, magari i genitori non avrebbero partecipato perché ma cosa faccio, tanto il bimbo è piccolo. Invece devo dire che con mia somma sorpresa abbiamo dovuto organizzare 2 giornate proprio perché gli iscritti erano tantissimi. Diciamo che il 90% dei bambini e dei genitori hanno partecipato. Addirittura abbiamo avuto anche amici di genitori, cioè quindi extrascolastici, proprio perché volevano far vedere questa cosa ai loro figli. E, appunto, 2 giornate, come dicevo, diciamo identiche perché il percorso era lo stesso, dove Silvia, che era quella che si occupava per l'ipoasi, ha letto una favola ai bambini. Abbiamo fatto una merenda tutta biologica, quindi pane e marmellata e succo di frutta, il tutto biologico anche per rispettare appunto l'idea dell'ipoasi. Poi siamo entrati nel pollaio, come possiamo vedere dalle immagini, e i bambini sono arrivati a contatto con una realtà che magari non conoscevano o in pochi conoscevano. Dopodiché abbiamo fatto un giro esterno per non spaventare né gli animali né i bambini e per far vedere le altre tipologie di animali che c'erano a Lipposi, che sono cavalli, che sono mucche, che sono pecore, che sono asini, che tutti convivono fra di loro. E anche questo era un bel messaggio da trasmettere ai bambini, cioè far vedere come diverse specie di animali potessero convivere fra loro, diverse razze. Come si può vedere, anche a questa gita c'erano diverse razze, è brutto dirlo, però diverse etnie. Sì. È questo che fa anche piacere, che si sono anche il genitore, brutto definirlo straniero, però siamo in Italia, quindi Di un'altra nazionalità. passiamo il termine, era presente e ha voluto comunque creare comunità e far vedere che gli interessava qualcosa dell'asilo. Ci siamo divertiti molto, alla fine della gita ci è stato rilasciato appunto l'attestato di amici dell'Ipoasi. E soprattutto la cosa che mi ha fatto piacere sono state tutte le mail che mi hanno mandato i genitori facendo i complimenti al comitato di gestione, ringraziando per la bella giornata passata, chiedendo se l'anno prossimo si sarebbe ripetuta perché anche i genitori si sono divertiti e sono stati anche molto sensibilizzati dai racconti fatti da Silvia e Cristian. E questo mi è piaciuto, cioè mi sono sentita soddisfatta perché ho detto allora qualcosa si può fare, perché io inizialmente, sono sincera, non volevo mandare la mia bambina al nido perché dicevo un parcheggio. Ho detto, ma è un parcheggio, impegniamoci per far sì che non sia un parcheggio. Beh, Così ho fatto. Questa era la questo mia campagna diciamo che è un elettorale. risultato importante da ogni punto di vista, no? Perché poi alla fine effettivamente il nido in sé è un servizio educativo ormai importantissimo, per cui ecco, tu lo sottolinei in tutti i modi, ma può diventare anche qualcosa di più, come tu dicevi, anche con iniziative che vanno ben oltre il percorso educativo che noi facciamo all'interno dell'orario scolastico con le nostre insegnanti. Sì, però una precisazione, devo anche dire che oltre a noi genitori,
nonostante la gita fosse extrascolastica, anche le tate hanno partecipato, ecco, entusiaste questo... con i loro bambini. Questo fa molto piacere. Questo perché... ancora di più, diciamo, sì. Che questo c'è un altro dato che hai fatto bene a sottolineare, anche perché io penso che il valore aggiunto, che spesso, come dire, rimane un po' sotteso nel momento in cui si parla della gestione delle strutture in maniera privatistica piuttosto che pubblica, no? Noi siamo ovviamente una cooperativa sociale, per cui proprio come consorzio, e gestiamo le strutture attraverso le cooperative sociali socie. Quindi il nostro punto di riferimento più importante ovviamente rimane il bambino e la bambina, che sono al centro del nostro percorso educativo, ma al secondo punto ovviamente ci sono i valori legati a un modo sano di gestire i rapporti di lavoro, che nella cooperazione ovviamente hanno, almeno a nostro avviso, un punto molto alto di riferimento, perché uno degli obiettivi più importanti della cooperazione è proprio quello di far lavorare le persone e farle lavorare al meglio con il massimo dei diritti, no, da poter fruire. Ovviamente poi ci sono i doveri, che sono altrettanto importanti, però ecco, la motivazione che probabilmente sta in tutto questo percorso poi è tale da portare, penso che succeda anche nelle strutture pubbliche ovviamente, cioè non è una contrapposizione, ma sicuramente lo è sempre nelle nostre, vediamo qui il famoso, probabilmente il famoso maitale salvo, è tale da portare appunto le insegnanti a un rapporto con le attività che poi il comitato di gestione magari propone, anche oltre quello che è il loro orario di lavoro, anche oltre quello che può essere un impegno remunerato, no, che di fatto esiste all'interno delle nostre strutture. Quindi anche questo è un altro dato che io ascrivo volentieri, che sul quale lavoreremo molto, penso, nel prossimo anno, per incrementarlo il più possibile, anche a partire dalle esperienze che tu, come proprio coordinatore, diciamo, dei comitati di gestione, potrai proporre, oltre che direttamente al tuo asilo, anche agli altri. Certamente, questo, la gita Lipposi, sicuramente l'anno prossimo verrà, visto il successo, verrà proposta anche agli altri asili. La nostra era una prova. Un primo esperimento. Mettiamola così, sì, era l'episodio pilota. L'episodio pilota. Riuscito bene, quindi l'anno prossimo lo proporremo anche agli altri asili. E questo è molto molto importante, perché chiaramente anche questa è un'operazione, cioè la stessa cosa, nella prossima puntata ve lo annuncio già, parleremo di un'esperienza genitori e bambini che stiamo facendo in natura, ovviamente nell'asilo di San Rossore, perché il parco, come dire, è il luogo ideale per questo tipo di iniziative, e probabilmente, visto il successo che anche questa esperienza ha avuto, poi ricadrà nella programmazione che potrete fare come coordinamento dei comitati di gestione per il prossimo anno. Certamente, metteremo anche quello e decideremo un po' con le belle giornate, visto che i genitori si propongono, e devo dire, con mia somma sorpresa, si propongono anche i padri. Io ho visto che alla gita Lipposi erano più i padri che le madri, visto che nel percorso alla genitorialità i padri erano presenti, ho visto che ai laboratori i padri erano presenti, e questa è una cosa bellissima. Ecco, anche questo, vedete, sono tutte cose sulle quali fa piacere, come dire, lavorare anche in termini di comunicazione, perché poi spesso queste cose rimangono nell'esperienza di un ampio gruppo di genitori, ma che comunque è una minoranza magari rispetto a tutto quello che succede. Per questo abbiamo deciso nel nostro consorzio, cioè, di dare anche spazio proprio alla parte della comunicazione e dell'informazione, proprio perché i genitori sappiano cosa fanno i bambini, come vengono trattati, non solo, ma anche cosa fanno i genitori e come i genitori possono in qualche modo migliorare il proprio rapporto con le strutture educative dei propri figli, anche perché un altro dei valori che come consorzio ci teniamo a mettere in piedi e a tenere vivo è l'idea che l'educazione non possa essere una cosa che si delega, no? Cioè, è vero, c'è parte dell'educazione è affidata ad altri, la scuola in primis, però poi il controllo,
l'analisi, l'attenzione della famiglia deve essere sempre attenta. E la cosa che sottolineavi tu, questa cosa di una sorta di parità di genere rovesciata, no? Quindi l'idea di coinvolgere finalmente anche gli uomini in un percorso legato al rapporto con i propri figli, mi sembra una sottolineatura davvero importante che rilevo come assolutamente positiva. Ecco, per chiudere questa nostra chiacchierata veramente molto, molto simpatica, importante e interessante, quali possono essere, come dire, quale può essere un messaggio che tu come presidente del comitato di gestione, coordinatrice del comitato di gestione, ma soprattutto come genitore, puoi dare agli altri genitori rispetto al rapporto che secondo te dovrebbero avere con le strutture a cui fanno riferimento, qualunque esse siano? Ma io devo dire che quest'anno o erano bravi genitori o veramente non c'è niente da dire, perché le tate sono state ineccepibili e i genitori, se c'era qualche problema, anche un minimo sapevano su cui poter fare affidamento, perché io come presidente, ma ho sempre detto, sono alla parità delle altre mie donne, quindi potevano rivolgersi anche alle altre tre mamme, torno a ripetere, Valentina, Enrica e Michela, per qualsiasi problema. Poi ne parlavamo noi, lo affrontavamo, ne parlavamo con le tate e poi decidevamo se risolverlo. Come risolverlo anche. Ne abbiamo anche parlato quando abbiamo fatto l'incontro sia con i presidenti del comitato di gestione, sia quando abbiamo fatto il nostro incontro, il nostro comitato di gestione del CIP e con te, che volevano appunto conoscerti per capire chi era Werther e che ruolo aveva nel nostro asilo, e devo dire un ruolo molto importante. E poi ecco, un'altra cosa che tenevo a dire, che la cosa più bella, diciamo, al di là della gita lipposi, al di là degli incontri, è stata la festa di fine anno. La festa di fine anno dei bambini che abbiamo organizzato noi genitori, parlo proprio di tutti i genitori, con le tate. Abbiamo organizzato uno spettacolo, abbiamo messo in scena 3 porcellini. Penso che ci siamo divertiti più noi che i bambini. E già questo è un dato positivo. Vi vediamo appunto. Eccoci, sì, io sono il fiore. Ho fatto la parte del narratore e i bambini si sono divertiti, ma i grandi continuano tuttora. Quando passiamo abbiamo il lupo, che ormai è diventato lupo, io che sono diventata il narrafiore e poi abbiamo mamma porcellina, cioè non abbiamo più i nostri nomi, ormai siamo veramente gli attori. Eccomi. Bene, allora con queste immagini concludiamo questo incontro con te, ti ringraziamo appunto della passione con cui ti sei misurata in questo ruolo e dei risultati che hai potuto donare, diciamo, a tutta la collettività con questo tuo impegno, insieme, come tu hai sottolineato, ovviamente agli altri genitori che ti hanno dato una mano in questo percorso. Speriamo di poter offrire a tutta la cittadinanza, come dire, un'immagine ancora più ampia delle cose che stiamo facendo nel prossimo anno scolastico, che è la partenza. Intanto ricordiamo che partiranno proprio grazie alle nostre strutture, che lo fanno per tutte le strutture del Comune di Pisa, i centri estivi proprio con il primo di luglio nelle nostre 4 strutture, dove hanno trovato spazio e accoglienza anche ovviamente i bambini delle altre strutture comunali che non fanno direttamente riferimento a noi. Ti ringraziamo di nuovo, Silvia. Grazie a te e all'opportunità che mi hai dato per poter illustrare cosa in realtà è un asilo. Bene, grazie Silvia di nuovo.